8 aprile 2013. Muore Margaret Thatcher. Aveva 87 anni. Primo ministro più longevo del Regno Unito, dal 1979 al 1990, prima donna a guidare un governo in Europa, rimase a Downing Street per 3 mandati consecutivi. Eletta alla Camera dei Comuni con il Partito Conservatore, dal 1959 fu rieletta nel collegio di Finchley, periferia londinese, fino al 1992. Fieramente anticomunista, un memorabile intervento in Parlamento le valse il soprannome di Iron Lady dalla stampa sovietica e da allora rimase per tutti la Lady di Ferro. Negli anni 70, dopo essere stata nominata ministro per l'istruzione nel governo guidato da Edward Heath, lo sfidò per la leadership del partito e vinse nel 1975 il congresso. Durante i suoi anni al governo, avviò un massiccio programma di privatizzazione di industrie di proprietà dello Stato e di liberalizzazione del mercato. Ereditando un'economia debole, eliminò gran parte dei sussidi alle imprese e anche alle parti deboli della società, stravolgendo i bilanci di molte aziende, costrette a tagliare le più inefficienti. Il risultato fu un drammatico aumento della disoccupazione, da 1,3 milioni nel 1979 a 3 milioni di disoccupati solo 2 anni dopo. Questa impopolarità le avrebbe assicurato la sconfitta alle elezioni politiche successive, se non fosse stato per la vittoria nella guerra per le isole Falkland Malvinas, rivendicate dall'Argentina. Alcune celebri espressioni di Margaret Thatcher dimostrano la sua impostazione conservatrice ultraliberista dell'intera esistenza. Non esiste il denaro pubblico, ma esiste solo il denaro dei contribuenti. Non esiste la società, ma solo persone, uomini e donne. La seconda metà del suo mandato è stata segnata da un lungo braccio di ferro con la Comunità Europea. Così si chiamava allora. Esito prevedibile, riuscì a ridurre drasticamente il contributo del Regno Unito al bilancio comune.